Io credo che la bellezza, la qualità estetica di Milano viva essenzialmente di dettagli. Milano per me è diventata una città che confonde la frenesia con l'efficienza. Per me Milano è una città, sì, che ha un colore, che però sono indecisa se è giallo o rosa. Milano, secondo me, è una ragazza con dei bellissimi occhi. È vestita in tinta unita di nero. Attualmente Milano è cambiata nell'aspetto perché si è adornata di grattacieli, di nuove costruzioni, ma secondo me è solo un maquillage. Quello che a me interessava di più e che un po' si è perso è l'anima di Milano, gli skyline, non tanto le soluzioni architettoniche quanto l'atmosfera umana dei milanesi. E quindi io questi ultimi anni li vivo con un senso di disagio, perché non trovo più la Milano che mi aveva affascinato quando ci venivo a studiare da ragazzo e dove poi vivo da 45 anni, quindi posso dire di conoscerla bene e posso dire di riconoscerla meno bene. Milano è un organismo estremamente complesso e che però è anche particolarmente sfuggente. Una città che, a differenza di altre grandi città italiane, difficilmente può essere condensata, riassunta in un'unica immagine, soprattutto per la caratteristica fondamentale della sua bellezza molto particolare, molto timida in un certo senso, una città che manca di splendore, come diceva bene Luca Doninelli. È una città molto gelosa della sua bellezza in un certo senso, che manca anche di una certa apertura spaziale, in un certo senso di orizzontalità. Non solo la sua bellezza, ma anche un po' la sua anima è più difficile da cogliere. Siamo davanti a una riorganizzazione urbana. Non è possibile sapere in questo momento che cosa succederà. Però è vero che siamo in un nuovo secolo, siamo in un nuovo millennio, e le città, essendo poi degli organismi viventi, perché così è chiaro che si evolvono. Mi sono allontanata da questa città in cerca di qualcosa di nuovo, come se avessi consumato quello che potevo scoprire di Milano. E quello che invece mi fa piacere poter dire adesso, essendoci tornata ormai da 8 anni, è che di fatto la città adesso, Milano, non mi annoia mai. Cioè, quello che pensavo essere, come dire, uno scenario chiuso e noto, continua a rivelarmi delle cose sconosciute e rinnovate, come anche ripercorrere gli stessi luoghi, li percepisco come in costante cambiamento. Poi Milano, sai, è una città che
proprio quasi per antonomasia, è sempre stata in movimento, è sempre stata in mutamento, è una città di immigrazione, una città che ha conosciuto diversi sconvolgimenti nel corso della sua storia anche recente. È cambiato molto per me nel corso degli ultimi anni il ritmo della vita, che a Milano è sempre stato per definizione proverbialmente più accelerato che in altre città, perché questa è la città dove si lavora e si pensa a quello. Però è diventato troppo veloce. Milano per me è diventata una città che confonde la frenesia con l'efficienza. Non so se per una forma di autodifesa o che altro, la gente si è più indurita. E quindi indurita negli atteggiamenti, che sono molto più aggressivi e meno generosi, indurita di cuore, forse anche di testa. E questo per me, da parte di Milano, è un cambiamento che assomiglia molto a un tradimento. Vivere a Milano, se non sei milanese, è abbastanza dura, trovo, è ancora più dura che non per un milanese. Mi ricordo questo mio amico inglese che aveva vissuto, appunto nato a Londra, abitato tanto a Parigi, abitato tanto in America, che mi disse: Milano costa come New York, ma non è New York. E con questo, come dire, abbiamo detto tutto. Adesso Milano è la città dell'happy hour. Una volta era la città del risotto, della cassola, che però non va bene con le sfilate di moda. Adesso è diventata portabandiera del sushi e del sashimi, e quindi non è che si sia snaturata per questo. È diventata la città della moda e delle mode, in cui il panorama cambia molto velocemente e quelli che vogliono essere in si adeguano e fanno i portavoce delle nuove mode, e quelli che non ci stanno si sentono out. Usufruendo questa rete metropolitana è facilissimo raggiungere tutta la città. Io credo che il suo valore principale sia quello di mostrare quanto in verità Milano sia piccola, è molto condensata, è molto densa, ma non è una città enorme. Io quando vado in città veramente grandi, anche solo Roma, rimango spiazzato, perché sono abituato all'area urbana molto compatta che di Milano, ma anche periferie incluse, e la metropolitana ti fa capire davvero quanto poi sia semplice
girare questa città sia semplice raggiungere un po' tutti i suoi luoghi e magari anche scoprirla nelle sue dimensioni più diverse. Prima il lavoro era una cosa generale, cioè lavorava l'operaio che andava alla Breda, lavorava al fattorino, lavorava la segretaria, lavorava il salumiere e c'era questo concetto di lavoro in una città che di lavoro ne aveva tanto, ma faceva anche, concedeva molto spazio a quella che si può chiamare la cultura operaia e che oggi è praticamente sparita assieme agli operai, però la cultura operaia era la base di quello, di quel respiro di solidarietà che si percepiva benissimo, perché negli anni del boom anche l'operaio guadagnava bene ed erano i primi anni in cui poteva permettersi di far studiare i figli perché non facessero a loro volta il lavoro alla catena di montaggio. Le persone sono molto più stranite perché il lavoro è molto poco e quindi, come dire, stai in una città come Milano e non lavori, sfugge un momentino il senso, anche perché, come dire, non è che ti gratifica con altro. Se parli con un ragazzo di 20 anni o giù di lì, ti dirà che è durissima. Che è durissima trovare lavoro, che è durissima trovare lavoro anche se hai una laurea, mentre una volta non era così. Ma una volta Milano non era una città terziarizzata e oggi di fatto lo è. Non è una città facile, sicuramente una città che a volte può prenderti a cazzotti anche, anche senza molta pietà, ecco, mettiamola così. È anche una città dove la solitudine si sente in maniera molto forte.
Milano sicuramente è un luogo chiaroscuro, nel senso che ha dei chiari e degli scuri. Ma come dire, tutto è chiaro e scuro, tutte le persone, tutti i luoghi, è quello che rende interessante la vita, no? Se fosse tutto scuro, tutto chiaro, tu non vedresti niente, non avresti il senso della profondità. I chiari sono il cielo, che a me piace tanto. Quando il cielo a Milano è bello, è veramente bello. Ha questo blu, che è il blu di quando io ero bambina, quindi mi piace molto. Poi è bella quando è chiara, è bella quando c'è il vento, che in genere è il mese di marzo, da metà marzo a metà aprile a Milano c'è il vento. Lo scuro è sicuramente quando guardi in terra e vedi un mucchio di marciapiedi sporchi. Questo è scuro, ma non è, come dire, una roba banale tipo la città è sporca, non è questa roba qua. In verità la città è sporca perché non gliene frega niente a nessuno, e questo a me dispiace tanto, a me dispiace davvero tanto. Sì, chiaramente un posto anche scuro, perché moltissime persone in questa città stanno scivolando in maniera lenta ma inesorabile verso la povertà e verso l'esclusione sociale. E questo è vero, nel senso che conosco delle maestre delle scuole elementari che portano a scuola le merendine o cose del genere, facendo finta di niente, o la frutta, per darle ai bambini che si sa che la sera prima non hanno cenato. E non sono pochi. Ci sono dei nuovi poveri, e che non sono necessariamente tutti arrivati da lontano. Cioè vedi delle persone ancora con dei cappottini decorosi, anche se un po' lisi, e dietro ti immagini che siano pensionati o professori o maestri o impiegati in pensione, che cercano di risparmiare così. Però queste cose, quando avevo 20 anni, le vedevo nelle discariche del Kenya, cioè le vedevo in televisione, non certo a Milano. Però questo è l'oscuro di tutto il mondo in questo istante. Ed è per quello che dico che certo Milano è in una fase di passaggio in tutti i sensi, che è urbanistica e sociale, così come lo è il mondo, e quindi Milano fa parte del mondo e delle sue dinamiche.
mi rendo conto che sia molto affascinante parlare di com'era Milano negli anni 60, la Milano di Iannacci, la Milano di Bianciardi, senz'altro, e posso capire bene che chi l'ha vissuta senta un profondo senso di nostalgia nei confronti di quella città, però credo che sia anche sbagliato attaccarsi a queste forme di attaccamento nostalgico, proprio perché rischiano di non farci vivere il presente di Milano e il suo mutamento e la sua identità, che comunque continua attraverso questo mutamento. Magari non ci sono più i vecchi luoghi di Brera come la viveva Bianciardi, ad esempio, ma ci sono tanti luoghi che adesso sono in altri quartieri, in zone anche più periferiche, che sono i nuovi luoghi, ad esempio, di questa Milano anche più popolare, più vissuta, più autentica. Quando ero proprio piccola, per certi anni mia madre aveva una casa vicino a Crescenzago, lavorando lei in Rizzoli, e quindi sono cresciuta in una casa di ringhiera con un giardino dietro Crescenzago, che per me era un luogo incantato, nel senso che era chiusa da un cancello rosso, c'era questa casa che era abbastanza ritagliata, una vecchia casa, proprio una vecchia Milano, quasi una cascina, che aveva subito, oltre la strada, attraversata la strada, era il Parco Lambro e tutta una serie di cose che negli anni 80 erano dei luoghi in cui la gente non andava, magari volentieri. Sono legata al quartiere dove vivo, dove sono nata e cresciuta, dove ha vissuto mio padre da quando aveva 12 anni, che è il quartiere di Stadera. E diciamo per osmosi la zona poi dove mi muovo, mi sono sempre mossa fin da ragazzina, è dalla Baia del Re, che è in fondo a Naviglio Pavese, fino a Porta Ludovica, dove c'è il mitico Gattullo, grande pasticcere fantastico, che era il famoso ufficio facce dove andavano Iannacci, Cocchi e Renato e via di questo passo. Anche Umberto Bindi ci è andato, quindi è un posto particolare. Comprendere il modo in cui questa città è cambiata, bisogna assolutamente uscire quantomeno dalla circonvallazione interna, nel senso che chiunque si limiti a volere, a insistere, di cercare l'anima contemporanea di Milano all'interno della cerchia dei bastioni, si perde tantissimo. Basta fare soltanto un piccolo passo all'infuori, per esempio andando nel quartiere di Porta Venezia, basta anche in verità entrare soltanto in uno dei bar africani della zona per capire come Milano si è cambiata anche in zone più centrali, più vicine al vecchio centro storico. Si tocca quasi in maniera veramente palpabile la commistione fra un quartiere che rimane
molto milanese anche nell'aspetto esteriore, quindi ad esempio i palazzi, le facciate dei palazzi, l'architettura urbana che a Milano è stupenda, questa è una delle cose che vanno credo riconosciute, l'architettura civile milanese è una delle più belle d'Italia. E il modo in cui il mutamento della composizione demografica del quartiere la rianima, la ricolora, la rende diversa, anche dal punto di vista linguistico ad esempio. Padova è un po' la, diciamo, il luogo per antonomasia del mutamento milanese. È una via con tutte le sue contraddizioni, naturalmente, non sto dipingendo uno scenario pacificato, come sarebbe sciocco farlo, ma è una zona estremamente interessante da questo punto di vista e estremamente vissuta, soprattutto vissuta per strada, che è una cosa che a Milano si fa molto poco. Le vie di Milano sono molto spesso attraversate, camminate, ahimè girate in automobile fin troppo, ma poco vissute. È una città che non conosce piazze nel senso tipico del termine. A Milano le piazze sono rotatorie, Piazzale Loreto è l'esempio sommo da questo punto di vista, che è una cosa piuttosto unica per una città italiana, dove la piazza è sempre stata un luogo di ritrovo, di chiacchiera, di socializzazione. Io attualmente vivo tra Moscova e Chinatown, quindi letteralmente nell'arco di 5 minuti mi sposto da quello che era Brera attraverso il Parco Sempione, che veramente, come tutti i parchi delle grandi città, è un luogo, è un crocevia, è un luogo per famiglie, per persone di passaggio, per chiunque voglia, insomma, percepire un po' di verde, per arrivare fino a Ana Paola Sarpi, che non è solo cinese ma è veramente mista. Personalmente l'aspetto multietnico di Milano non mi disturba per niente. Sto in un quartiere che da qualche anno sta diventando multietnico per ovvi motivi. È una cosa che vivo con grande naturalezza, forse perché ho girato molto il mondo e quindi si vive con grande naturalezza la presenza di una persona che ha degli occhi con una forma diversa dalla tua, o un colore di pelle diversa dalla tua, o un modo di vestirsi diverso dalla tua. Onestamente io non la vivo come un'invasione. Trovo che fosse molto peggio e anche più preoccupante per i residenti quando c'erano gli spacciatori di coca o di eroina e c'erano le rapine con le siringhe. È successo anche a un paio di signore del mio condominio anche alle 10 di mattina. Io non generalizzo, cioè ho molta popolazione africana intorno a casa e tendono a riunirsi in capannelli, ma penso che lo abbiano fatto anche gli italiani a New York 100 anni fa, e però non disturbano nessuno, voglio dire, non, tantomeno me. Io trovo che
che questa presenza di persone multietniche a Milano siano una grande chance per i bambini e i ragazzi di questa città. Imparare che il diverso non lo morde, ma il diverso corrisponde al suo compagno, alla mamma e al papà del suo compagno, e stare lì tutti belli pacifici a mangiare insieme, a guardare magari cartoni animati in cinese e imparare il cinese, che non sarebbe male. E quindi, come dire, lo trovo una chance per andare verso il plurilinguismo, e si sa che il plurilinguismo può dare più occasioni a te che parli più lingue che non a te che ne parli una sola e che non sai nulla al di fuori della, così, del perimetro del tuo condominio. Passeggiare a Milano è pensare, ripensare a tutti i posti dove sono stata, ma ti dirò anche, vuol dire anche stupirmi, perché forse io da quella strada è la prima volta oggi che passo. E mi piace attraversare i vialoni, spingermi per trovare qualcosa che sto cercando. E questo tipo di percezione, anche, come dire, cosa succede sotto questi casoni, questi casermoni, questi condomini, e cosa succede comunque, cosa continua a succedere per le strade, è qualcosa che viene descritto molto bene anche dal poeta Milo De Angelis, che è uno dei miei preferiti, e che subisce proprio il fascino di queste periferie, dove sono dei percorsi dove uno può quasi perdersi per trovare se stesso. Perdersi a Milano non è come perdersi a Venezia, come perdersi a Firenze o a Parigi. Sembra una città che non è adatta al flaneur, perché non è una città di vicoletti, non è una città con un intrico, una matassa di strade dove a ogni angolo sembra esserci una piccola sorpresa e così via. Però credo che si allena l'occhio, si allena il corpo quasi a percepire questa bellezza milanese che si rivela per scorci, per piccoli particolari. Io credo che la bellezza, la qualità estetica di Milano viva essenzialmente di dettagli. Ci sono delle strade di Milano in cui a me piace camminare, e quasi tutte queste strade hanno la caratteristica di essere alberate e gli alberi di essere dei bagolari, che hanno un tronco che diventa nerissimo quando piove, e spesso, come per esempio in Mario Pagano o in Viale Lombardia, c'è un certo punto dell'anno, intorno a giugno, in cui si uniscono gli alberi da una parte e dall'altra e fanno una specie di galleria di foglie.
Milano, secondo me, è una città che apre degli spazi di silenzio che non sono da sottovalutare e che sono dei punti che continuo a cercare, saldi, ma non dico ogni giorno, però, come dire, dei punti in cui tornare. È una città di angoli, è una città di porte che si aprono verso dei luoghi che secondo me sono quasi separati veramente da quello che è il trambusto di una vita che continua. Negli ultimi anni, forse perché mi distaccavo da San Siro, ho cominciato a innamorarmi un po' di più dell'Arena, che credo sia un monumento bello intanto, con tanto verde intorno e che meriterebbe di essere più conosciuto. È un posto dove secondo me è bello andare anche a vedere delle corse o delle gare di esordienti, proprio perché c'è un senso di grande serenità nell'arena. Quell'angolo almeno di Milano, Corso Sempione con l'Arco della Pace e poi l'Arena, è uno dei non tanti luoghi di Milano che mi ricorda un po' Parigi. Uno dei posti dove io mi fermo a volte delle mezze ore a Milano è in Largo Borgagni, dove hanno costruito due campi di bocce sintetici, e ho visto che all'inizio c'erano solo tre o quattro pensionati e adesso c'è una piccola folla e sono lì a giocare a bocce sotto gli alberi, e io penso che questo è bello. Un altro luogo che mi piace molto è la Fontana dei Bagni Misteriosi di De Chirico, posta dietro la Triennale, che peraltro per anni è stata abbandonata, tutta scrostata, che non si capiva neanche che cos'era. Cioè, un luogo del genere potrebbe, come dire, essere meglio addirittura del pian terreno del MoMA. Avevano affascinato anche Simenon, che aveva vissuto diverse settimane proprio sopra Vico delle Lavandaie, e si faceva spiegare da Vittorini dove poteva trovare donne di facili costumi nei dintorni, scandalizzando molto Vittorini, che era piuttosto puritano su questo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo mare buio, pieno di uomini. Andavo
quando mi illudevo di essere un poeta e anche con le prime ragazzine che portavi fuori, proprio perché per me quella era la zona più romantica di Milano. E se la vedo adesso, forse per trovarla romantica dovrei andarci alle 5, alle 7 di mattina, quando c'è pochissima gente, e soprattutto sono chiusi questa infilata di mangimifici che hanno rovinato completamente gli orizzonti del Naviglio. Via via, vienivi con me. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. Hey, it's wonderful, wonderful, wonderful. Go like my baby, it's wonderful, wonderful, wonderful. Go like my baby, chip, chip. E shibby dibby dip, di dibby dip, di. Ship dip, 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 dip. Quando si parla di Naviglio, a Milano si intendono quasi sempre solo quello ticinese o pavese, anzi praticamente solo quello ticinese. In realtà il Naviglio a cui sono più affezionato in assoluto è quello della Martesana, parte all'incirca nella sua parte visibile dal fondo di via Melchiorre Gioia, taglia tutta la parte a nord-est e arriva fino in fondo a via Padova. Uno non l'associerebbe mai a Milano una zona di quel tipo, non certo alla Milano appunto da guida turistica, la Milano via Monte Napoleone, il Brera, il Duomo. È un luogo che lascia basiti. Per me Milano è una città, sì, che ha un colore, che però sono indecisa se è giallo o rosa. Per me le città rosa sono Napoli e Barcellona, per esempio, ci sono anche Roma, ci sono delle città che sono proprio rosa. Milano invece ha i suoi gialli e comunque non è solo quello, perché la trovo cangiante. Milano, secondo me, è una ragazza con dei bellissimi occhi. È vestita in tinta unita di nero. Prossima fermata, next stop, Milano. Thank you.
quando passo nei nuovi quartieri, soprattutto all'isola, in zona Garibaldi e in zona Fiera, mi dispiace molto che non ci sia più Gabriele Basilico, il grande fotografo milanese, mio carissimo amico, perché mi sarebbe tanto piaciuto vedere le sue foto e io so che lui aspettava con grande entusiasmo questo passaggio per poter andarlo a fotografare. E mi manca molto il suo sguardo perché, come dire, perché Gabriele ha fatto delle foto che hanno permesso a quelli che stanno a Milano o ai milanesi di adozione, di nascita, di quello di così, di poter capire qualcosa di più, di se stessi. Io ho capito più cose di me vedendo le sue foto, insomma, Milano mi ha. Fotografata da lui mi ha rimandato un'immagine in cui io mi sono riconosciuta. Non mi rassegnerò mai all'idea che Milano sia una città brutta o sia una città poco vivibile o altro. È solo una città che richiede tempo, pazienza e di cui non è semplice innamorarsi, ma una volta che ci si innamora credo che non si smette più, ecco. A me piace camminare e mi piace trovare queste piccole oasi. Quasi sempre le case dei ferrovieri o comunque per intenderci quelle che si trovano zona via Lincoln, Piolti dei Bianchi, via privata Ischia che è dalle, in fondo a Cimarosa, via Apollo d'Oro, a queste casine minuscole che hanno tutte davanti un pezzo di giardino, un roseto e ognuna di un colore diverso, spesso hanno dei colori, si alternano degli azzurri, dei giallini, dei rosa o anche dei rossi pompeiani che fanno pensare al mare e forse mi piace l'assurdità di questa riflessione che a Milano tu possa pensare al mare. Sotto di sé ha l'acqua. Quindi questa è una cosa che io sento sempre. Per me questo passaggio sotterraneo è una cosa che mi intriga tantissimo perché è come se sapessi sempre costantemente che mentre l'attraverso c'è una cosa che scorre sotto che non necessariamente si vede ma c'è ed è una presenza, una storia, insomma tutto anche uno scenario e non è casuale che sia sotterrata perché da certi punti di vista Milano è una città un po' tappata da qualche cosa ma mi sembra che quest'acqua stia spingendo.